Nel tutorial precedente abbiamo visto come fare la migrazione di un database, fare un inserimento dati, un basico, gestire sempre in modo basico un template e mettere in relazione due tabelle di database indipendenti tramite appunto la relazione belongs to e has many. Prima di allora, nel tutorial successivo a questo video invece svilupperemo un applicativo solo tramite API, ma prima di farlo volevo farvi vedere le API già incluse in automatico nell'applicativo che abbiamo generato. Come sapete, uno dei soprannomi di Rails è Framework Batteries Included, ovvero il framework con le batterie incluse, questo perché fin da subito, fin dal primo progetto avete insomma, un sacco di cose già semifatte al suo interno, tra cui appunto anche le API. Ovviamente per sviluppare applicativi più complessi, eccetera, è meglio sviluppare le API diciamo, in modo ad hoc, in modo custom, ma già la base di default inclusa, diciamo, nello stato di default di Rails è già più che buono. E adesso ve lo faccio un attimo vedere, proprio una breve introduzione prima di passare al prossimo tutorial in cui invece svilupperemo delle API da zero. Facciamo partire il nostro applicativo. Ops. Server, ops, cosa sta succedendo? Scusate. Devo entrare ovviamente nel nostro progetto. Ok, facciamo partire un attimo il nostro progetto. Come se vi ricordate era Publishers. Qua appunto abbiamo il nostro publisher. Quando entriamo nel nostro publisher vediamo appunto la lista anche dei nostri characters, appunto dei caratteri associati alla casa editrice. E appunto, parlavamo di API. Se andiamo qua sul controller, vediamo che, come vedete, qua in alcuni ritorna appunto anche un formato JSON che comunque è incluso in tutte le view. Ce lo dice anche qua sopra. Ad esempio, ora siamo sulla view principale, ovvero questa qua nel controller. E come vedete, qua sopra già ci dice che se facciamo publisher.json dovremmo vedere un JSON. Andiamo qui, facciamo .json e come vedete ci ritorna un JSON. Per capirlo meglio facciamo partire Postman, che è un applicativo insomma comodissimo per visualizzare le API. Allora, qua metto il mio indirizzo, faccio send e come vedete qua abbiamo la nostra API. Però se vedete subito una cosa, qua non vediamo la relazione, ovvero se vogliamo vedere i characters associati alla nostra casa editrice dobbiamo andare qua e fare. Ah, scusate, qua ero già sul dettaglio. Ok, come vedete qua. Però come vedete qua appunto non vediamo i caratteri associati. Per vedere i caratteri associati dobbiamo andare qua e fare characters. E come vedete ce li ritorna. Però noi vogliamo vederli tutti all'interno dell'API di Publisher come appunto un nested JSON. Come facciamo? Allora, ci basta andare qui, come vedete qua nella view abbiamo anche dei file chiamati JSON, come vedete qua c'è un show.json JBuilder, ma dobbiamo andare qua invece su underscore publisher JSON builder, qua mettiamo la nostra characters, mettiamo appunto la nostra variabile hasMany che abbiamo definito qua nel models. Siamo qua nel models publisher. Come vedete abbiamo hasManyCharacters e quindi se andiamo a scriverla qua nel nostro publisher.json.jbuilder dovremmo vederlo anche qui. Facciamo un send e come vedete qua abbiamo un
diciamo un nested JSON all'interno del nostro JSON principale. E ora proviamo invece a creare un nuovo publisher, che però non saprei dirvi quale altra casa editrice famosa di fumetti c'è. Andiamo a vedere un attimo su. Se c'è una terza casa che possiamo mettere oltre la esistono altre case editrici oltre, eh? Valiant, proviamo a vedere questa Valiant. Valiant Comics, è una casa editrice. Ok, quindi proviamo a inserire la Valiant Comics per farlo. Andiamo un attimo qua nel nostro Publisher Controller. Andiamo qua, quindi dobbiamo fare una chiamata post. Quindi dobbiamo andare qua su Create, come vedete. Ci dice che ci basta fare una chiamata post su publisher.json. Quindi, sempre qua, ci basta andare qua su e metterlo in post. Però ovviamente dobbiamo anche passargli dei valori. Quindi andiamo qua sul nostro body, facciamo row. Ok, andiamo a creare i dati che vogliamo mandargli, quindi dobbiamo passargli dobbiamo passargli un nome, quindi dobbiamo fare un name, due punti, Valiant Comics, virgola. Dobbiamo passargli delle note, che però non siamo obbligati a passargli, però mai sentita nominare prima, mai sentita nominare prima. E direi che questo dovrebbe essere più che sufficiente. Facciamo subito una prova, facciamo un send e non ce l'ha salvata. Non ce l'ha salvata, forse perché dobbiamo mettere JSON. Proviamo send, non ce l'ha salvata, andiamo a vedere come mai. Allora, invalid authenticity token. Ok, questo perché solitamente l'invio di dati al post di Rails è cifrato tramite un CSFR token per bypassarlo. Credo che ci basti. Ci basti prendere questo, andare nel nostro application controller, proviamo a incollarlo qua, vediamo se così funziona. Facciamo una chiamata post, anche qua non ci ritorna. Guardiamo, invalid authenticity token. Proviamo allora ad andare qua nel nostro Publisher Controller. Mettere questo così, guardiamo. Send. Ok, come vedete ora ha funzionato. Quindi appunto dovevamo dirgli appunto di bypassare il verify authenticity token quando si tratta appunto di una chiamata JSON. E come vedete dovrebbe aver salvato il nostro Valiant Comics. Andiamo subito a vedere. Ci basta diventare get,
Andiamo qua a get e andiamo giù, Valiant Comics. Ora, proviamo ad associarli dei characters, quindi non ci basta che andare qua sui characters. Andiamo qua su characters e qua nella nostra publisher ID gli passiamo un valore 3, che è appunto l'ID della Valiant Comics come nome. Andiamo a vedere su Wikipedia che personaggi ha la Valiant Comics. Non ne conosco neanche uno. Boh, mettiamo Xo il guerriero, che se non se lo caga nessuno. Quindi andiamo qui. Allora, name Xo il guerriero, alias boh. Evil False. Boh, mettiamo anche delle note, ma le lasciamo vuote. Note. Mai sentito nominare, dai, mettiamo anche qua una scrittina. Qua non ci serve la virgola perché è l'ultimo. Poi però prima di farlo anche qui dobbiamo andare a mettere nel controller di characters lo skip. Fatto questo facciamo send e dovrebbe avercelo salvato. Guardiamo. Ah, scusate, abbiamo fatto una chiamata post, ovviamente. Post. Ok, salvato. Quindi torniamo su Publisher. Invio. Ops. Abbiamo fatto una chiamata post. Questo non dovevamo farlo. Non dovevamo farlo. Facciamo una chiamata get. Ok, come vedete Valiant è stato salvato, però abbiamo creato anche per sbaglio una casa editrice. Ok, quindi se il guerriero è stato salvato in Valiant, poi dobbiamo andare a cancellare questa per farlo. Ci basta fare publisher 4.json, quindi l'ID qua, fare delete, invia. Dite che l'ha cancellata, facciamo presto andarlo a vedere, facciamo un get. 4, sembra averla cancellata. Facciamo un aspettate.json publisher.json, invio. Andiamo a vedere se è cancellata. Se l'ha cancellata, sì, ok, è stata cancellata. E quindi, come avete visto, insomma, Rails ha già delle API incluse. Ovviamente non sono al massimo, per cose più professionali bisogna svilupparle, diciamo, in un altro modo, e lo vedremo insomma nei prossimi tutorial. Nel frattempo avete visto questa breve introduzione, se vi è stato utile mettete un mi piace, altrimenti ci vediamo alla prossima.